sono arrivato qua in Toscana dopo quasi 3 giorni del mio arrivo in Italia, che è stato nel 1991. Sono venuto dalla Palestina per studiare e appena che sono arrivato a Roma mi hanno indicato Firenze, essendo volevo studiare stilista di moda, città dell'arte, città della moda. E allora subito sono venuto qui a Firenze e ho studiato stilista di moda e poi piano piano sono piaciuto questa realtà e perciò vivo fino ad ora qui a Firenze. Direi tutta la Toscana, realmente la Toscana mi fa ricordare tanto la Palestina, Gerusalemme, Hebron, dove sono cresciuto, dove sono nato. E in particolare l'accoglienza, poi trovando l'amicizia, anche il lavoro, quello che ho studiato, mi ha fatto sì che stare in questa bellissima realtà toscana. Ho lavorato nell'abbigliamento di pelle, come imprenditore. Poi ho avuto anche una bancarella al mercato San Lorenzo, un mercato storico. Poi all'inizio, realmente da quando sono venuto a studiare, non c'era un luogo di preghiera per noi musulmani, con diversi giovani, perché avevo 19 anni, anche gli altri avevano 20, 21, 23. Abbiamo fondato la prima comunità islamica in tutta la Toscana. Questo alla fine del 91 realmente. E piano piano la comunità mi ha scelto come imam e come anche presidente della comunità fiorentina toscana. E da quel momento lì realmente cerco di dare il mio contributo alla crescita della mia comunità. E quando dico della mia comunità, di senso lato, non solo islamica, ma la mia comunità toscana. Noi crediamo, ma credo tutti quanti, che la nostra Costituzione garantisce la libertà della persona e in particolare la libertà religiosa. Detto questo, purtroppo questo non viene applicato. C'hai la libertà individuale, ma di gruppo nella nostra realtà come musulmani non abbiamo, perché non si può parlare di una libertà di gruppo o di comunità e quando si prega in un fondo come questo qui, che non è degno né di rappresentare la comunità islamica né la nostra Firenze e la nostra Toscana, neanche del nostro paese, l'Italia. Perciò abbiamo detto che questa moschea si tratta di uscire di questo posto qui a un posto più degno per la città e la moschea deve essere per tutti i cittadini, deve essere un motivo di coesione sociale, non di, divisione. Perciò noi stiamo lavorando con tutta la realtà fiorentina, non dico per avere un consenso, perché questo è un diritto, non c'è bisogno di metterlo al voto come qualche poveraccio lo pensa, perché già siamo in una moschea. Si tratta di uscire di questa realtà e quello che delle volte, grazie a Dio, una minoranza, diciamo, che ha detto di no, credo non amano la bellezza. Merita di essere a Firenze, una moschea. Abbiamo una bellissima duomo, bellissima sinagoga e sarebbe giusto questo mosaico vieni, diciamo, aggiunto alla moschea. Ieri abbiamo festeggiato la festa del sacrificio di Abramo che doveva sacrificare il suo figliolo Ismaele, dove c'è il montone, tutto quanto. Io con la mia famiglia, ma con altre famiglie, siamo andati a un ristorante italiano.